Salve figli, sono Fiorella, Nostra Signora. Allora, mi viene da dire, avete sentito ieri, tra le tante cose che vi sono state spiegate, la più bella in assoluta è quel 3-6 che ha sempre spaventato l'umanità. Avete visto? Come in fondo Dio è ironico, ma è anche sempre con ogni creatura. Nel senso che ieri, se avete ragionato, avete potuto capire che sì, Dio ama le sue creature tutte allo stesso modo, che siete tutti uguali per lui. Ovvio. Se in questo quel momento quella creatura dovrà affrontare quella posizione che è scritta nella sua evoluzione, non per questo è condannato in eterno. E poi, se avete ben ragionato, avete capito che quelle creature che voi definite feroci criminali, ci sono in mezzo a noi e sono tantissimi. E forse senza forse, sono peggiori di coloro che ti fucilano all'istante, come abbiamo già spiegato. Ci sono questi cosiddetti ben pensanti, ben educati, belle persone che sanno fare di molto peggio. Indossano soltanto un abito diverso e abitano in zone diverse, ma in fondo sono esattamente come quegli estremisti delle armi. E questo, figli cari, se vogliamo ancora una volta metterci lì a ragionare, è confortante. È confortante perché Dio ha messo veramente tutti sulla stessa scala. Poi, ripeto, ci debbono pagare per questo o per quello, ma in fondo, siete tutti uguali. Ieri avete sentito come ho soprannominato, per così dire, oppure, come l'ho nominata, Lady Diana, Santa Zoccola. Eh sì, e allora, sentendo in minima parte tutti coloro che l'hanno amata, non vi dico quante maledizioni ha ricevuto. E l'esclamazione "Oh my God!" si è sprecata. È proprio "My God!" Adesso My God è qui e adesso, figli cari, andremo fino in fondo, perché metterò i puntini sulla I e allora vi posso assicurare che quei puntini diventeranno punture, più o meno dolorose. E come avete sentito, spiegando in modo così semplice cosa in realtà significa quei 3-6, e allora non vi dico cosa è successo in Vaticano. Ora hanno capito che i loro giorni sono contati. A proposito, Bergoglio, pardon, Bertoldo, mi fai proprio capire che mi ascolti. Giorni fa, ho appunto, spiegando queste creature, là dove il Papa ci esortava a non aver paura, che però subito aveva, o si era premunito per barricarsi nei suoi palazzi, subito, nella prossima udienza del mercoledì,
o forse un altro giorno, adesso non li ricordo bene tutti, ma mi ha proprio confermato che si mi ascolta. E subito ha voluto correggere il tiro, che no, il Vaticano è aperto a tutti, le porte sono aperte a tutti. Ma va? Pensa un po'. È risaputo che in Vaticano entri soltanto se hai un pass. A proposito, questa è notizia di questi giorni, eh? Non me la sono inventata io, eh? Come d'altronde non mi invento mai niente, eh? Avete sentito che il ladrocinio, le ruberie nello Stato del Vaticano sono le più alte in assoluto rispetto ad altri stati? È notizia di questi giorni, eh? È una statistica, eh? E allora, spiegato cosa significa il 3 volte 6, che niente a che vedere con quei ricatti che hanno da sempre operato sulle povere creature che pensavano che lì vi fosse il Padre Eterno. Spiegato che tutte le creature sono uguali, spiegato che la Chiesa ha finito i suoi giorni perché non ha fatto altro che raccontare stronzate, perché Dio ci ha creato liberi, e mo? E mo? E mo Bergoglio, pardon, Bertoldo, e adesso cosa vi inventerete? Voglio proprio vedere cosa vi inventerete. Che ridere, mi viene da dire. Non sanno più a che santo votarsi. Li hanno persi tutti. Hanno pregato talmente tanto che tutti i santi e annessi sudditi si sono stancati, stancati, stancati. E hanno dimostrato nei secoli che tutte le loro preghiere a niente sono basi. Eh sì, figli cari, il raglio dell'asino non sale in cielo, fortunatamente. E allora ancora una volta mi viene da ridere, pensando quanto Dio è ironico. Arriva una donna che non sa niente, gli dà in mano tutti i poteri. E questi, con tutte le loro letture, tutte le loro nennie, tutti i loro canti, tutte le loro invocazioni, ora sono di fronte al nulla, quel nulla che d'altronde hanno usato per secoli. Eh sì, caro Bertoldo, qui c'è Dio, e ora tutto il mondo può vedere che nulla e nessuno potrà andare contro Dio. E sai cosa ti dico, Bertoldo? Non pensare che io ti sto mancando di rispetto. No, anche perché tu e tutta la tua combriccola avete preso per il culo il Padre Eterno per secoli. Per cui, permettimi anche a me, se permettendo, ovvero mettendo la moltiplicazione in ogni dove, finalmente arriva Dio e ci dice quello che pensa di te e di tutti voi, e non solo di voi. Pensa quanto Dio è ironico. E adesso mi viene da dire quella frase che non avrei mai e poi voluto mai pronunciare. Bergoglio, fatti sotto, tu e i tuoi scoiattoli, scoiattoli malefici però, fatti sotto, perché mo mi viene da dire, tu non sai chi sono io, quella frase che a me fa sorridere, ma ora te la posso raccontare.
perché ci sarebbe molto da raccontare. Anzi, c'è molto da raccontare, caro Bergoglio. Come dice nel messaggio odierno, poiché dall'alto tutto vedono, stanotte sono andati in tilt. Non sapevano più cosa fare. Hanno cercato di buttarci fuori da Facebook, ma non ci sono riusciti. E hanno pensato che il loro programma fosse andato in tilt. Hai ragione, Bergoglio Bertoldo. È proprio andato in tilt. E mo, incominciate a pensare che lavoro potreste fare. Ah, già, dimenticavo, avete fregato così tanti soldi che potreste o potete e o farete l'ozio per tutta la fine dei vostri giorni. O almeno così pensate, perché così non sarà. No. No, no. Ora ascoltiamo insieme il messaggio. Sono o non sono Dio? Allora, vi abbiamo raccomandato, fate domande soltanto intelligenti. Sì, perché l'intelligenza è la scienza del ragionamento. E non pensate che non ne siate dotati. Cosa ho voluto dirvi? Che se volete che io o noi vi rispondiamo, devono per forza di cose essere domande intelligenti. Uno dice, ma dai, Dio, se vuoi che ti instradiamo, perdono, istighiamo a rispondere. Anche tu devi capire come siamo messi noi, no? E va bene. Ma allora, rispondendo a Dietta che ha posto questa domanda in pagina, dico, perché vivete nell'illusione? Perché era ora che lo capiate e lo capite da soli, o no? Pensa soltanto un attimo. Già non sapete fare la O con il bicchiere. Come poteva far sì che Dio vi ponesse innanzi alla verità ultima? Ma allora uno dice, senti un po' tu Dio, ma perché ce l'hai con noi? Se tutto ha da essere, perché fai così con noi? Bingo, figli cari, bingo, perché è arrivato il mio e il vostro momento. Ognuno di voi è chiamato a reggersi in piedi da solo. Uno dice, ma dai, Dio, non vorrai mica lasciarci soli, o no? Visto in che stato ci troviamo? Ma non era così inteso, figli adorati. È arrivato il mio e il vostro momento, là dove l'umanità si è desta. A proposito, sapete cosa ho visto ieri in Vaticano? Erano in subbuglio, feroci come soltanto loro sanno essere, hanno tentato in tutti i modi toglierci da Facebook. Porca vacca, non ci sono riusciti. E pensano che sia il loro programma che è andato in tilt. Sì, hai visto bene, Fio. Il loro programma è andato veramente in tilt. Sono offuscati dalla rabbia. Hanno ormai capito che i loro giorni sono contati. Hanno visto che senza le loro stronzate il mondo ormai è libero. Libero da cosa, figli? Dalle loro stronzate. Dalle paure che hanno sempre, da sempre usato per far sì che i loro cosiddetti fedeli tali rimanessero. E adesso, dimmi tu, Bertoldo, perdon, Bergoglio, cosa ti inventerai mai più adesso, andando avanti? Ormai il mondo sa cos'è il diavolo.
e ormai sa che Dio non lo si corrompe. Ormai sa che più criminali e zozzi di voi non ce ne sono sul pianeta. A proposito, avete sentito anche voi, e queste sono le vostre statistiche, eh? Nel Vaticano le ruberie sono al più alto posto che in ogni altro stato. Delinquenti. Speravate anche voi di farla franca, vero Fio? E poi si credono credenti. Già fatto, erano credenti, ma oggi come oggi, siccome sanno che Dio li detesta, e se li detesta Dio è tutt'altra cosa, li combatte, e se li combatte Dio è tutt'altra cosa, li odiano no, ma Dio li aberra. E allora, figli adorati, e adesso? Adesso le strade si stanno svuotando, le piazze anche. Avete visto ultimamente in San Pietro? La piazza è sempre più vuota. Adesso questi corvi del nulla non sanno più a che santo votarsi. A proposito, ieri ho sentito Nostra Signora dire che lei di Dì è santa zoccola per lei. Non vi dico, nel Regno Unito, cui noi siamo molto presenti, anzi di più, cosa hanno detto di lei. Oh my God! Già stavolta lo possono proprio dire. Il mio Signore ha proclamato lei di Dio Diana santa zoccola. E quanto c'è di vero? Ma quando ce l'ho, ce l'ho. O no, figli cari? E allora c'è sempre un però. Molte di queste creature che si ritengono tali, a loro abbiamo donato una botta di vita. Hanno incominciato a sperare, anche per noi c'è una speranza. Anche noi ci faranno un giorno santi. Sapete cosa vi dico? Che Nostra Signora fa schiattare dal ridere. Ci sono persone che la stanno seguendo, se non altro perché questa ha coraggio da vendere. Loro sono affascinati dalle sue e o nostre parole, nonché linguaggio. Che se all'inizio era scostante, adesso come adesso non vi dico come siamo gettonati. Anzi, gettonati no, ma di più, vero Fio? Fio, 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 sei un mito e sai perché? Non ti arrendi mai, mai, mai. Ma d'altronde, come avresti potuto farlo tu? Tu. Tu, essendo tu unica e grande figlia di Dio, non esprimerti così, figlia mia. Sei forte, carina. Carina no, ma di più. Ho sentito cosa hai pensato. Non dirlo, figlia cara, non sei così. A proposito, se lo vuoi sapere, ci sono molte, ma molte persone cui tu non piaci, è vero, ma ce ne sono altrettante e no, ma di più, che ti adorano. C'è un vecchietto che ti segue appassionatamente e senza la tua voce non sa stare. Si sente a casa quando parli tu. E sai chi è? Tuo padre. Non quello celeste, tuo padre, quello che avevi in vita, che ti segue con tanto, ma tanto, tanto affetto, anzi, con amore puro, e ti vuole dire così, carina,
Cara, cara, cara sorella, io ho sempre saputo chi eri tu, ma stavolta lo so con cognizione di causa. Ti ringrazio per tutte le volte che mi hai raddrizzato la strada. Io non sapevo chi tu fossi fino in fondo e non pensavo che tu avessi maggior capacità di me, anche perché io non ti avevo mai e poi mai ascoltato. Adesso che sono qui e ti vedo, non sento che senza ombra di dubbio sento molti sensi di colpa per non esserci mai e poi mai stata nella tua vita. È vero, così doveva andare. Ma io ci sto molto, ma molto male. E così si trova qui la tua mamma, che ha capito finalmente che sì, ha mancato no, ma di più. State attenti, figli adorati, perché dopo il trapasso potreste soffrire, non dico tanto, ma di più, per non aver fatto ciò che dovevate fare. Ma adesso, figli adorati, il cielo si è aperto e l'oro del mattino o la stella del mattino è con voi. Beati voi che la seguite. Altri, amen no, alleluia sì. Nota bene, abbiamo voluto così darti notizie di un tuo caro trapassato che ti segue sempre o comunque con tanto ma tanto affetto. E così fanno altre creature a te cara. Hai bisogno di sentirla? D'ora in poi, se qualcuno di voi vorrà parlare con un loro trapassato, potrà farlo. Ben si intende, deve avere il nostro lascia passare o permesso. Se non viene, è perché in quel momento non può arrivare a voi per tanti ma tanti motivi. Anzi, semplicemente, non tutti hanno questo mio regalo. Ecco, figli adorati, grazie. Grazie sempre per, come dico, per averci scelto. Grazie perché ci ascoltate. E come avete sentito, se avete un vostro caro trapassato, potete scrivere in pagina. Se non volete dare il vostro nome, non ha importanza. Magari solo il nome del trapassato per voi, perché per noi sappiamo già chi è, dov'è e cosa fa. Se voi volete cambiare il nome per non farvi riconoscere, per tanti motivi, non so, vediamo queste possibilità e poi lasciamo fare a Dio, perché come avete sentito, non tutti possono avere questo regalo. Alla prossima, figli, e grazie, grazie sempre.